Ciao ragazze, ben ritrovate. Allora, come potete vedere, sono al mare, sono in vacanza finalmente. Sono in vacanza con la mia famiglia, sono in un posto bellissimo, un villaggio turistico in Puglia. Sentite le cicale dietro di me, sentirete tutto il rumore delle cicale, il verde è bellissimo. E sono al mare, sì, sono al mare con un caldo tremendo e quindi oggi volevo parlarvi di solari. Quindi apro la mia borsa del mare. E vi dico tutto quello che io uso, con cui mi trovo bene già da un po' di tempo per il mare. Allora, innanzitutto appunto partiamo dai solari. Allora, per il viso vi avevo già fatto vedere, mi sto trovando molto bene con questo dell'Australian Gold Protezione 45, che ha un leggero, cioè sia normale che questa, che ha questa linea dorata qui, è una colorazione leggermente diversa. E ha un pochino, contiene un pochino di autoabbronzante graduale, quindi è sia protezione che autoabbronzante, quindi vi dà un leggero colorito e in più vi protegge il viso. Mi raccomando, usate sempre le protezioni perché insomma con il sole vengono le rughe, quindi usate sempre sempre le protezioni, anche perché questi, quasi tutti questi dell'Australian Gold, adesso vi faccio vedere anche la crema che uso per il corpo. Questo è uno spray, è una crema in spray, questo è lo spray gel sunscreen with instant bronzer, che vuol dire che ha un principio all'interno per cui, oltre a proteggervi, accelera l'abbronzatura, quindi vi viene un bellissimo colorito dorato, poi dorato nel mio caso perché sono molto chiara, e chi è più scura diventa molto scura, e con questa vi proteggete e vi abbronzate tantissimo. Io l'ho scoperta un paio d'anni fa e mi sto trovando benissimo, la usiamo sia io che mio marito. Io ho la protezione 30 in questo caso per il corpo e la 45 per il viso. Invece per quanto riguarda le labbra, proteggete anche le labbra, mi raccomando. Io ho preso questo sempre dell'Australian Gold, è un lip balm, quindi oltre che ammorbidire molto le labbra, ve le protegge e ha fattore protezione 30, sempre dell'Australian Gold. Sono i prodotti in assoluto con cui io mi trovo meglio. Poi per quanto riguarda alcune zone del corpo, io per esempio sono molto sensibile sul décolleté, le spalle, eccetera. Uso delle protezioni più alte. In questo caso, visto che ho due bambini e per loro prendo delle protezioni molto molto alte, anche perché anche loro sono molto chiari, cosa faccio? In questa zona e magari sulle spalle uso i loro prodotti tranquillamente, e per loro uso sul corpo questo spray che ho scoperto l'anno scorso, scusate lo giro, ve lo faccio vedere, è 50 più dell'ISDN, è un fotoprotector, praticamente questo è anche molto comodo, c'è tutta la linea. Quindi c'è anche per adulti, c'è per bambini, c'è in crema, come preferite. Io ho preso questo perché è uno spray, intanto molto freddo, quindi molto rinfrescante, ed è trasparente, quindi non è una crema, è proprio trasparente, crea come un film trasparente sul corpo e protegge. È molto semplice da applicare, non bisogna stare lì a spalmare, o non sono quelle creme pesanti che lasciano appiccicato le cose bianche, insomma. È veramente molto molto buono, mi trovo molto bene, si trova nelle farmacie, io lo prendo in farmacia. Questa è della linea bimbi, ma c'è anche tutta la linea adulti e non c'è solo questa formulazione, ma c'è anche in crema o come volete, insomma ci sono vari tipi, se volete andare a dare un'occhiata. ISDN. ISDN, io non so come si lega, credo se non sbaglio che sia una linea spagnola, credo, perché io l'ho scoperto in Spagna. Comunque, poi per il viso invece, e magari per le spalle, uso una cosa un pochino più pesantina, che è questa della Relaxil, la Relaxil Baby, sempre a protezione 50, che è una crema che metto magari in viso, quindi nelle zone più delicate, sulle spalle, perché sono sempre di spalle, una protezione molto, molto alta, ed è un latte baby fluido. Quindi 50 più, e è testato, vabbè, per la pelle sensibile del bambino, ha un'azione elasticizzante, insomma Rilastil è un'ottima marca, quindi uso anche questa e la uso anche per me appunto nei punti magari più delicati. Questo per quanto riguarda quindi i solari. Poi per quanto riguarda altre cose che io tengo sempre a portata di mano, sono innanzitutto l'acqua rinfrescante di Jouer, questa qui, vi ho già parlato dell'acqua micellare che mi piace moltissimo, e questa è un'acqua idratante, proprio si chiama Hydrating Water Mist,
Quindi è un'acqua idratante che si spruzza su tutto il viso, anche sul corpo, per rinfrescarsi e per reidratarsi in questi giorni in cui fa molto caldo, in cui la pelle magari si disidrata molto, perdiamo molti liquidi. Questa ve la potete spruzzare tranquillamente, è molto molto rinfrescante, molto idratante, ha una buonissima profumazione come l'acqua micellare. Oppure un altro prodotto che ho scoperto da poco, che ho comprato su beautybay.com, è di questa linea, Mario Badescu Skin Care. Questa qui, questo è uno spray viso con aloe, erbe e acqua di rose, e anche questo è un tonico molto molto rinfrescante. Lo uso magari la sera prima di andare a dormire o prima di fare il trucco, prima della crema idratante. Mi spruzzo un po' di questo, è molto molto rinfrescante. Quindi questa è una buona scoperta su beautybay.com, non costa neanche tanto, c'è tutta la linea skincare. Io per adesso ho provato solo questo e mi sto trovando bene. Invece, per quanto riguarda i capelli, e anche quelli sono molto importanti perché con l'acqua di mare, oppure se andate in piscina, quindi col cloro, con la salsedine, con il sole, chiaramente tendono a rovinarsi molto di più. Per cui io cosa faccio? Metto, ho due spray che metto anche a mia figlia, sia quando arriviamo al mare, quindi anche prima di bagnare i capelli, sia dopo il bagno, in piscina o al mare. Oppure li uso subito prima della piega quando laviamo i capelli, e sono questo della Bad Head, che è molto buono, a parte che ha un profumo buonissimo, si chiama Beach Freak. Si trova o nei saloni dove hanno appunto questa marca di, hanno chiaramente tutta la linea shampoo, balsamo, eccetera, maschere, tutto quanto, hanno anche questa linea, quindi nei saloni dei parrucchieri, oppure ci sono alcune parafarmacie magari che lo vendono, o anche online. Perché questa ditta la trovate, la Bedhead della Tigi, perché è la Tigi il marchio, questo è il nome del prodotto di questa linea, diciamo. La Tigi la trovate anche online, e questo ha, a parte il profumo d'estate, buonissimo, veramente buono, e poi ammorbidisce molto i capelli e li protegge da sole, acqua di mare, cloro, da tutto quanto. Un altro che ho scoperto l'anno scorso e che mi piace molto molto molto, è molto morbido, non ha la stessa profumazione dell'altro, ha sempre un buon profumo ma diverso, è questo di René Fruiterer, che è un marchio francese, sempre trovato in farmacia. Si chiama Soler, per capelli sensibili e danneggiati, quindi anche questo lo uso nello stesso modo, quindi magari prima di andare in spiaggia, dopo aver fatto il bagno, sia in piscina che al mare. Oppure un pochino, uno spruzzo prima della piega quando lavate i capelli, e li ammorbidisce veramente tanto e li protegge. Mi sto trovando molto molto bene, e si chiama proprio un bruma idratante alla jojoba, quindi è uno spray idratante con cera di jojoba, quindi molto molto nutriente, quindi non vi fa seccare i capelli o le punte, magari se avete i capelli lunghi vi si seccano più le punte, da mettere sulle punte. È molto molto buono, di René Furterer, è scritto Furterer, René Furterer, Paris, io non so come si legge perché non so il francese, e si chiama Soler Leave-In Moisturizing Spray with Jojoba Wax. Questi sono 100 ml, mi sta durando tantissimo, quindi molto buoni. Ultima scoperta che ho fatto da poco, anzi l'ho fatta l'altro giorno al supermercato, c'era lo stand dei Solari Garnier, e ho scoperto che hanno fatto, penso che sia appena uscita perché non l'avevo ancora vista, sapete le mie famose maschere Garnier che costano poco? Ecco, hanno fatto questa nuova maschera dopo sole, quindi maschera in tessuto dopo sole, idrata intensamente, rigenera la pelle, dona sollievo immediato, aiuta a prolungare l'abbronzatura, è con estratto di amamelide calmante e acido ialuronico, sempre da applicare 15 minuti, magari la sera dopo che avete preso il sole e fatto la doccia, o prima di andare a dormire, vi fate questa maschera, anche se vi siete magari un po' bruciate, eccetera. È molto calmante, idratante, è veramente ottima, come tutte le maschere di Garnier, io le trovo veramente veramente ottime. E niente ragazze, questo è quello che trovate nella mia borsa del mare personalmente, quindi quello che io ho testato, ho provato su di me, sui miei bambini e con cui mi trovo bene. Non ho eritemi, non mi sono bruciata. Chiaramente, se vi fate il bagno, dovete riapplicarla, è sempre meglio riapplicarla. Molti sono waterproof, però è sempre meglio riapplicare la crema,
lo spray o quello che desiderate dopo magari il bagno o più volte durante la mattinata o durante la giornata per evitare eritemi, per evitare scottature, per evitare le rughe, per evitare un sacco di cose. Insomma, il sole è bellissimo, l'estate è stupenda, però bisogna anche stare molto molto attenti, soprattutto con i bambini, ma anche noi, proprio per non rovinarci la pelle, per non avere poi problemi dopo. Quindi questi sono i solari con cui e i prodotti con cui io mi trovo molto bene, che ormai testo da un paio d'anni, quindi insomma li conosco bene e vi posso assicurare che sono veramente veramente ottimi, proteggono e vi fanno abbronzare e vedete che bel colorito ho. Io adesso non so, perché qua sono alla luce naturale, sono in veranda, ho questo verde meraviglioso dietro, ma forse sono un po' contro sole, quindi non so se vedete, però insomma ho già preso un bel colorito e questo è il colorito di 3-4 giorni. Tra l'altro i miei bambini non riesco mai a stare ferma sul lettino un attimo per rilassarmi. Però vabbè, insomma, sto in piedi in mare, così cerco un po' di prendere colore. Insomma, io ho già preso questo bel colorito senza avere eritemi, scottature, nulla. Quindi, ragazze, io vi auguro una bellissima estate. Spero che anche voi possiate presto andare in vacanza. E la nostra durerà ancora una settimana. Ci siamo, i bambini si stanno divertendo moltissimo. Spero che anche voi abbiate la possibilità di andare in vacanza, oppure se vivete in un posto di mare. O di usufruire magari di una piscina, insomma di un luogo dove divertirvi con la vostra famiglia, con i vostri amici e prendere un po' di sole ed essere più belle e splendenti. Io vi mando un grosso bacio dalla meravigliosa Puglia, perché è un paese meraviglioso, io sono di origine pugliese, quindi adoro questo posto. E questo bellissimo villaggio immerso negli ulivi, quello dietro di me è un limone, negli oleandri, con tutte queste cicale, questi uccellini, insomma è meraviglioso. Io quindi auguro buonissime vacanze, buonissima estate a tutte voi. Un bacione, ciao, alla prossima!